Si poteva ottenere anche qualcosa in meno per come si era messa la partita. Abbiamo fatto 25 minuti bene, molto bene, dove non abbiamo trovato il gol, poi è venuta fuori la squadra avversaria, noi abbiamo un po' arretrato, forse sono venute meno le distanze fra reparti e questa è una cosa che abbiamo poi cambiato a fine primo tempo con delle sostituzioni, ma non per demerito, ma più che altro per sistemare tatticamente la squadra. È normale che non possiamo avere una risposta su quello che è la squadra del secondo tempo perché in 11 contro 11 non ci abbiamo giocato quasi mai, quindi in 10 contro 11 soffrire ci sta e creare anche presupposti per vincere la partita poi mi sembra anche abbastanza concretamente mi fa ben sperare, mi fa essere ottimista, mi fa capire che questi ragazzi e ce la mettono tutta e col tempo ci dobbiamo elimineremo anche le defaillance che sono fondamentali perché ci sono delle situazioni negative che non devono accadere. Esempio. Ad esempio l'espulsione, ad esempio le situazioni che regaliamo agli avversari per uscite semplici che magari noleggiamo. E quindi questo fa parte di un processo di crescita. Sicuramente dobbiamo crescere velocemente perché questi sono, parliamo di episodi che li dobbiamo far girare a nostro favore e non a nostro sfavore. Perché poi giocare sempre in 10 per un tempo è dura se poi vuoi vincere la partita. E il fatto che il secondo tempo abbiamo messo i presupposti per farlo, pur soffrendo, posso essere soddisfatto.